Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Madre Santa, Tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 17, 8 dicembre del 1924. Stavo pensando all'Immacolato Concepimento della Sovrana Regina Mamma. Nella mia mente affluivano i pregi, le bellezze e i prodigi del suo Immacolato Concepimento, prodigio che supera tutti gli altri prodigi fatti da Dio in tutta la creazione. Ora, mentre ciò pensavo, dicevo tra me: grande è il prodigio dell'Immacolato Concepimento. Ma la mia mamma celeste non ebbe nessuna prova nel suo concepimento, tutto le fu propizio, tanto da parte di Dio quanto da parte della sua natura, creata da Dio così felice, così santa, così privilegiata. Dunque, quale fu il suo eroismo e la sua prova? Se non fu escluso l'angelo del cielo, Adamo nell'Eden, solo la regina di tutti doveva essere esclusa dall'aureola più bella, che la prova doveva mettere sul suo capo Augusto di regina e di madre del figlio di Dio?
Mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, nessuno può essere a me accettabile senza la prova. Se non ci fosse stata la prova, avrei avuto una madre schiava, non libera. E la schiavitù non entra nei nostri rapporti, né nelle nostre opere, né può prendere parte al nostro libero amore. La mia mamma non ebbe la sua prima prova, la mia mamma ebbe la sua prima prova fin dal primo istante del suo concepimento. Non appena ebbe il suo primo atto di ragione, conobbe la sua volontà umana da una parte e la volontà divina dall'altra, e fu lasciata libera. A quale delle due volontà doveva aderire? E lei, senza perdere un istante, conoscendo tutta l'entità del sacrificio che faceva, senza, ci donò la sua volontà senza volerla conoscere, e noi le facemmo dono della nostra. Ed in questo scambio di donazione, di volontà da ambo le parti, affluirono tutti i pregi, le bellezze, i prodigi, i mari immensi di grazia dell'Immacolato Concepimento della più privilegiata di tutte le creature. È sempre la volontà che sono solito provare. Tutti i sacrifici, anche la morte senza la volontà, mi farebbero schifo e non attirerebbero neppure uno dei miei sguardi. Ma vuoi sapere tu quale fu il più grande prodigio operato da noi in questa creatura così santa e il più grande eroismo che nessuno potrà mai eguagliare di sì bella creatura? La sua vita incominciò con la nostra volontà, la seguì e la compì. Sicché si può dire che compì da dove incominciò e cominciò da dove compì. E il nostro più grande prodigio fu che in ogni suo pensiero, parola, respiro, palpito, moto e passo, il nostro volere sboccava su di lei e ci offriva l'eroismo di un pensiero, di una parola, di un respiro, di un palpito divino ed eterno operante in essa. Questo la levava tanto che ciò che per noi eravamo per natura, lei lo era per grazia. Tutte le altre sue prerogative, i suoi privilegi, il suo stesso immacolato concepimento sarebbero stati un nulla a confronto di questo grande prodigio. Anzi, fu questo che la confermò e la rese stabile e forte in tutta la sua vita. La mia volontà continua, sboccante su di lei, le partecipava la natura divina, e il suo continuo riceverla la rese forte nell'amore, forte nel dolore, distinta fra tutti. Fu questa nostra volontà operante in lei quella che attirò il Verbo sulla terra, che formò il seme della fecondità divina, per poter concepire un uomo e Dio senza opera umana, e la fece degna di essere madre del suo stesso creatore. Bene, oggi siamo al 15 di dicembre, esattamente l'ottava dell'Immacolata Concezione. Sabato scorso stavamo celebrando in festa con tutta la Chiesa l'Immacolata Concezione. Questo è un brano sull'Immacolato Concepimento, in realtà. Infatti è dell'8 dicembre del 1924, ma
Qui il Signore, come sempre, anche grazie alla domanda oltremodo pertinente di Luisa, fa una straordinarissima lezione, a mio avviso edificantissima, importantissima, proprio da ritenere, da memorizzare e da seriamente meditare da parte di tutti. Allora, il punto di partenza è questo. Certamente Luisa contempla con tutta la Chiesa il prodigio dell'Immacolato Concepimento, il miracolo più grande che Dio abbia mai compiuto tutta la creazione, e quindi la condizione di assoluto, come dire, privilegio in cui fu posta la Madonna. E giustamente Luisa dice: attenzione, però, sì, questa è la piena di grazia, e dice, sì, ha ricevuto questo dono, ma poi dice, Adamo ed Eva hanno ricevuto il dono della divina volontà, ma hanno poi dovuto superare una prova che non hanno superato. Lucifero, il numero uno degli angeli, ha ricevuto grandissime cose dal Signore, ma per essere confermato in grazia è stato sottoposto a una prova, e la prova non l'ha superata, non l'ha superata gli angeli buoni. Lui da quel momento è diventato radicalmente cattivo, è diventato Satana. E la Madonna, che prova ha ricevuto? Dov'è stato il suo... Perché la prova, Gesù dice una cosa molto importante: io provo la volontà. Attenzione, la volontà libera. Si badi a quello che dice Gesù, eh? La schiavitù non entra nei nostri rapporti, nelle nostre opere, né può prendere parte al nostro libero amore. Attenzione a quello che Gesù ha fatto con Lucifero, quello che Dio ha fatto con Lucifero, con Adamo ed Eva e con Maria, lo fa con tutti noi, nessuno escluso, non all'istante del concepimento, non per superare, diciamo, la prova fondamentale per essere confermati in grazia come fu per Adamo ed Eva, non per decidere, ma lo fa con tutti, con tutti. Il motivo è molto semplice: Dio vuole che liberamente e volontariamente, in atto di corrispondenza alla sua grazia e al suo amore, lo scegliamo, non a chiacchiere, ma a fatti. Come dice San Giovanni Evangelista, che avremo modo di ascoltare ampiamente durante il tempo di Natale nella liturgia della Chiesa, anche perché il 27 dicembre sarà anche celebrato questo grande apostolo dell'amore, dice: non amiamo né a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Si legge nelle sue lettere. E non solo, Gesù dice un'altra cosa: nessuno può essere a me accettabile senza la prova. Quindi significa che non c'è essere umano che non sia da nostro Signore messo alla prova in questo senso, però. Cioè, non è che il Signore, come dire, si diverte a giocare oppure a provocarci. Mettere alla prova significa mettere la tua volontà in condizione di compiere un atto libero di scelta per Dio o scelta contro Dio. Dio, se c'è una cosa che non farà mai, come qui è certissimo, no? Non esistono schiavi dalla parte nostra. Io dico sempre, e lo ribadisco, che l'inferno è la, come dire, la conseguenza ultima di questa volontà divina di non avere schiavi, perché se Dio volesse schiavizzerebbe tutti gli uomini, in men che non si dica, d'accordo? Non è che non può schiavizzarci, ma non vuole schiavizzarci, perché l'agire sotto costrizione è assolutamente contrario alla dignità dell'uomo, ma intesa nel senso di statuto ontologico con cui Dio stesso ti ha creato. Noi siamo immagine e somiglianza di Dio. L'immagine e somiglianza di Dio ci dipende dalla nostra ragione e dal nostro libero arbitrio, che è appunto immagine e somiglianza della somma sapienza infinita che è Dio e della somma infinita libertà che è Dio. Dio è l'essere libero per antonomasia, solo che proprio in quanto Dio
l'uso della sua libertà è sempre perfettissimo. Noi che siamo enti creati non possiamo avere un uso perfettissimo della libertà se non aderiamo liberamente e volontariamente a Dio, che prendendoci per mano ci condurrà ad un uso sempre più perfetto della nostra libertà. Ecco perché Gesù dice nel Vangelo: se rimanete fedeli alla mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Cioè vi consentirà di utilizzare il dono della vostra libertà in maniera sempre più perfetta, e questo però senza alcuna costrizione, cioè sarai tu che volontariamente, coscientemente andrai avanti di bene in meglio a causa di quella scelta fondante, originaria, qualcuno la chiama l'opzione fondamentale che tu hai fatto nei confronti dell'Altissimo, che deve essere un atto libero. Sotto questo punto di vista, quindi dentro questo stile, cioè questo Dio lo fa con tutti, capito? Non è che l'ha fatto con la Madonna, o l'ha fatto soltanto, cioè, Luisa fa una domanda pertinente, e siccome la Madonna, insomma, è stata posta in una condizione differente da quella nostra, è stata riposta nelle condizioni di Adamo ed Eva, appunto per l'Immacolato Concepimento, dice, e la sua prova? Questo ce lo dice, ce ne parla la Madonna in persona nel testo della Vergine Maria, nel regno della Divina Volontà. La sua prova che è stata appena concepita, primo istante, d'accordo? Questo tutti quanti maestri di spirito, un grandissimo antesignano di questo fu Sant'Alfonso Maria de Liguori, che era un immacolatista convintissimo, proprio era certissimo che la Madonna fosse l'Immacolata Concezione, e con tutti gli autori situati su questa linea, ovviamente affermava l'uso immediato della ragione e del libero arbitrio da parte della Madonna, cioè il fatto che noi neanche ricordiamo quando siamo stati concepiti nel tempo in cui stavamo nel grembo della mamma, e quindi impariamo ad usare la ragione in maniera differita, d'accordo? Cioè, dopo un processo molto molto lungo, la Chiesa ha fissato l'età di un uso, come dire, cosciente e responsabile della ragione intorno ai 7 anni, è per questo che i fanciulli fanno la confessione generalmente verso i 7-8 anni, non prima, la prima confessione, perché prima, anche se hanno cominciato a parlare, a, come dire, e a compiere degli atti propri dell'uomo, però non hanno questo perfetto uso della ragione del rendersi conto di quello che fanno. Questo invece la Madonna ce l'ebbe subito, seduta stante, e appena ebbe il suo primo atto di ragione, subito Dio gli ha fatto la sua rivelazione, come fece a Lucifero, d'accordo? A Lucifero, quando, che cosa gli rivelò? Il futuro piano di incarnazione da parte del Verbo, la creatura che ne sarebbe stato lo strumento e il dovere dell'angelo di adorare il Verbo anche nella veste di uomo e di riconoscere come sua regina, pur essendo inferiore per natura, colei che lo avrebbe dato al mondo. A questo si è ribellato Lucifero. Ma questa è una cosa che Dio gli fece conoscere, perché era una cosa ovviamente che nella storia ancora non si era compiuta. Quindi la Madonna conobbe, dice, benissimo, questa è la tua volontà umana, cara Maria, e questa è la volontà divina. Scegli a quale delle due vuoi aderire. Fai attenzione però che rinunciare alla tua volontà sempre significa vivere una vita di immolazione ininterrotta, piena, continua e totale. La Madonna conosce senza perdere un istante, dice Gesù, quindi non è che c'è stata molto a pensare, perché già quando noi ci pensiamo un po' troppo alle cose buone, già questo è un problema. È proprio delle anime sante la risolutezza, l'immediatezza. Quindi a Dio che chiama è dovuta una risposta immediata, non tergiversante, no? Ricordiamo i passi del Vangelo, dice, Signore, dice, seguimi, ma no, guarda, devo prima andare a seppellire mio padre. No, no. Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno dei cieli. Ricordiamo i racconti di vocazione degli apostoli, no? Gesù passa,
Stavano gettando la rete. Seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Cosa notano gli evangelisti? Subito, subito, lasciate le reti, lo seguirono. Non si può procrastinare. Non si può e non si deve. Incontra Matteo Levi al banco delle imposte. Lo fissa, seguimi. Egli subito si alza dal suo banco di gabelliere e segue Gesù. Proviamo a leggere la tutti quanti i Vangeli. Subito, 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 subito. Senza perdere un istante. E conoscendo tutta l'entità del sacrificio che faceva, d'accordo? Qui non, Dio non vuole incoscienti, d'accordo? Perché la scelta volontaria, tu devi farla con cognizione di causa. Cioè dici, io faccio questo, e poi farò una vita di questo genere. Va bene, lo faccio. Quindi non è la scelta dell'irresponsabile o di quello, appunto, o dell'incosciente o dell'entusiasta di 5 minuti, no? Oh, che bello, e poi mi rimangio tutto quello che ho detto. Con piena cognizione di causa, ci ha donato la sua volontà senza volerla conoscere. Nella Vergine Maria, nel regno della Divina Volontà, si dice che la Madonna legò ai piedi di Dio la sua volontà. Disse: non la voglio nemmeno conoscere. Conobbe che tutti i mali erano venuti dall'esercizio della volontà umana, autonomo e indipendente rispetto a quella divina, è ovvio che si intende sottinteso sempre questo, e non ha voluto conoscere. E che succede? Ecco, un meraviglioso scambio si direbbe, no? Tu mi dai la tua umana e io ti do la mia divina. E perché questo fu un prodigio unico e irripetibile? Dice, no? Quale fu il più grande prodigio operato da noi in questa creatura che nessuno potrà mai eguagliare? Che la sua vita è cominciata con la divina volontà, perché non è passato un istante dal concepimento. Uno. Il primo. E com'è finita il giorno della sua assunzione? Così. Quindi, cioè, questa creatura umana è l'unica tra gli esseri umani che non sa cosa significa compiere un atto di volontà propria. Sì, tu dici, ma come, c'è Luisa Piccarreta? Ma certo che c'è Luisa Piccarreta. Ma Luisa Piccarreta non ha avuto il dono della divina volontà dal primo istante del suo concepimento, sono passati degli anni, quindi ha compiuto degli atti di volontà umana. D'accordo? Se è stata molto santa, io glielo auguro, forse non avrà mai fatto un peccato mortale in tutta la vita. Sono esistite anime che hanno avuto questa grazia. Una, per esempio, che io ricordo perché ho letto le relazioni del suo padre spirituale, è Santa Gemma Galgani. Non è vero che non è possibile non passare sul pianeta Terra senza fare peccati mortali. Questo non è affatto vero, questo qui. È contraddetto dalle esperienze. Io, nella mia individualità, questa è un'opinione mia personalissima, quindi sono fermamente convinto che neanche San Giuseppe abbia mai fatto un peccato mortale in vita sua, mai, e neanche San Giovanni Battista, il che è già una grandissima cosa, per carità, Ma da qui a fare ogni atto nella divina volontà, fare un atto divino ininterrotto in tutta la tua vita. Ecco perché dice che il nostro più grande, ogni suo pensiero, parola, respiro, palpito, moto e passo, il nostro volere sboccava su di lei e le soffriva l'eroismo di un pensiero, parola, respiro, palpito divino ed eterno operante in essa. Cosa dice ancora? La mia volontà continua sboccando su di lei le partecipava alla natura divina, ciò che noi siamo per natura, lei lo era per grazia. Ecco perché San Luigi la chiama ed io con lui la Divina Maria, perché in continuazione riceveva da Dio e dalla sua volontà la partecipazione piena alla natura divina. Tra l'altro anche noi siamo chiamati, come dice San Paolo, a partecipare della natura divina per mezzo della grazia che già ci conferisce il battesimo e che poi deve crescere in noi, no? Fino a farci figli di Dio in senso stretto, cioè somiglianti a Lui. Perché per il dono della grazia ricevuto, grazia che viene dalla sua natura divina, diventiamo a lui somiglianti. Ma quello che è stata la Madonna, è impossibile che qualunque altra creatura lo possa vivere perché, cioè, ecco, questo sì, è stata concepita senza peccato, non ce ne stanno altri concepiti senza peccato. Anche Adamo ed Eva hanno vissuto dall'istante della loro creazione nella divina volontà, ma poi l'hanno perso. Quindi non esiste una creatura puramente umana, certamente Gesù, in quanto verbo incarnato, l'ha vissuta questa cosa, no?
Ma Gesù non è una creatura puramente umana, è vero uomo, ma è vero Dio anche, quindi è il figlio di Dio fatto uomo, quindi è l'uomo Dio, non è la donna donna, la Madonna è donna donna, non è donna dea, è donna donna. Non si è incarnato lo Spirito Santo in Maria, Attenzione a non dire stupidaggini, d'accordo? Ecco, quindi l'umanità di Maria in questo senso è perfettamente autosussistente. Gli atti di Maria sono atti suoi, attenzione, sono tutti quanti atti divini, certamente perché sono più nella divina volontà, ma sono atti della persona umana Maria di Nazareth, d'accordo? Gli atti di Gesù non sono atti della persona umana Gesù, che non esiste, ma sono atti del Figlio di Dio fatto uomo, altra cosa, d'accordo? L'unione ipostatica, ecco, il concilio di Calcedonia, ecco, e di Efeso che hanno spiegato bene queste verità, no? E quindi Gesù spiega tutte le sue altre prerogative, addirittura l'Immacolato Concepimento, sarebbero stati un nulla in confronto a questo grande prodigio di cui la Madonna, certamente questo è un dono, di cui la Madonna però porta il merito, perché la Madonna ha superato la prova. La Madonna poteva dire no, io sarò una grande santa, come Santa Gemma, per esempio, adesso non penso molto che non la Santa Gemma, però la volontà mia cercherò di uniformarla a quella di Dio, certamente, perché non si può, però me ne mantengo l'esercizio indipendente e autonomo. E questo non l'ha fatto. Allora, capiamo, no? Io penso sempre. Questa è la mia fantasia. Il più grande maestro, a mio avviso, di spiritualità mariana che c'è stato nella storia è San Luigi Maria Grignon da Montfort. Questa è una mia opinione, perché anche il grande San Massimiliano Maria Kolbe, che è andato veramente molto in là, senza San Luigi, ma questo lo riconosceva lui stesso, non si potrebbe neanche pensare. Cioè, lui diceva sempre: la mia spiritualità è quella del beato, era ancora beato allora. Luigi Maria Grignon da Montfort, punto, non è nient'altro che questa. Io mi chiedo, ma se San Luigi avesse conosciuto questa cosa e avesse riscritto il Trattato della Vera Devozione con questi, come dire, dettagli, che tra l'altro lui in parte c'era arrivato a qualcosa, no? Ma non aveva ancora questa, come dire, quest'ultima tacca, quest'ultimo tassello, no? Questa quadra, ecco, nel comprendere la grandezza del tutto singolare di questa creatura, no? E chi lo sa che trattato della vera devozione avremmo trovato, insomma, quindi ancora più avvincente di quello che è. Ora, ecco, mentre noi vediamo la Madonna che il continuo ricevere, vedete com'è, cioè la vita divina è fatta nello stare in atto di continua ricezione. Cioè, di una sorgente che parte da altro e che noi però continuamente siamo in atto di ricevere, fecondare, cooperare, collaborare. Insomma, continuo a ricevere la rese forte nell'amore, forte nel dolore, distinta fra tutti. Poi c'è l'altra cosa che già sappiamo, perché tante volte Gesù ne parla: fu solo la presenza della divina volontà operante in lei quella che attirò il Verbo sulla terra. Bellissima questa immagine, forma il seme della fecondità divina. Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo, no? E cosa ha trovato nella Madonna? Il seme della fecondità divina, la divina volontà agente ed operante. Ecco, allora, quello che noi dobbiamo assolutamente ritenere, e su cui dobbiamo meditare, è che tutti i sacrifici, anche la morte, senza la volontà mi farebbero schifo e non attirerebbero neppure uno dei miei sguardi. Personalmente non ho mai tanto ben compreso e approfondito questo punto fondamentale della vita cristiana, se non da quando sto meditando con attenzione questi scritti. Cioè, anche nelle più piccole cose, noi dobbiamo esercitare, se vogliamo, la nostra sovrana libertà. Dio prende atto di quello che facciamo. C'è una piccola mozione della sua grazia che tu ti lasci sfuggire, o cui gli dici di no, o che trascuri, o che posponi, o che ritardi, dilazioni.
Dio ne prende atto. E questo produce delle conseguenze, cioè una vita nella divina volontà è un vortice continuo, ecco, di libero operare costante, continuo, dolce, soave, cioè, anche per esempio, io penso, no? Poi concludiamo perché siamo. La nostra volontà e attitudine a cercare di discernere nel poco o nel molto la divina volontà, no? Se questa cosa mi dà fastidio, già questo è un pessimo segno. Pessimo segno. Cioè, il chiedermi oppure l'accorgermi, oppure che in qualche modo nostro Signore mi faccia notare che magari su questa cosa non ho fatto tanto quello che lui voleva o che devo un attimo ripensarci un pochino. Tutto questo dovrebbe riempirci di, cioè, ad una persona che ha compreso bene alcune dinamiche, soprattutto la dinamica della volontà libera, questo dovrebbe rallegrarlo. Cioè, perché il principio è molto semplice: più, se anche io in una più piccola cosa mi discosto dalla divina volontà, io mi privo di beni straordinari, di beni in me, io me ne privo, d'accordo? Certo che poi di riverbero Dio ne trae una gloria infinita, così come era la Madonna, dice, cioè, il suo pensiero ci offriva l'eroismo di un pensiero unico, eterno, ma la cosa fondamentale è che i prodigi, i fiumi di grazia, di beni e di ogni bene, te li godi tu, te li godi. Certo che poi ritornano in gloria a Dio, anche perché Dio è felice di vedere la creatura operante così come lui l'aveva pensata. E lui l'aveva pensata per che cosa? Per farla essere felice. Sant'Ireneo dice una grande frase, molto citata in teologia e in esegesi, che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Ma attenzione, l'uomo vivente non è l'uomo a cui batte il cuore, perché gli uomini viventi sono tutti quanti, d'accordo? E nemmeno l'uomo soltanto vivente, che è già moltissimo per la grazia santificante, che l'ha sottratto dalla morte del peccato e l'ha immesso nella vita divina. Ma l'uomo vivente come un uomo pienamente felice, d'accordo? Come pienamente partecipe di tutto quello che Dio vorrebbe donargli, che è molto più di quanto noi pensiamo, e che non te lo dona se tu continuamente, volontariamente, liberamente non stai in atto di riceverlo, superando anche le piccolissime prove, che se noi le vediamo con questi occhiali. Anche una scelta, come dire, quotidiana, è una piccola prova. Cosa liberamente scegli, potendo fare una cosa maggiormente gradita a Dio o meno gradita a Dio? E qui si gioca tutto quanto il processo della nostra crescita continua o non crescita continua. E se noi non cresciamo, tutti quanti i prodigi, i beni di grazia che Dio ha in sé rimangono in Lui. Perché non ce li darà, non perché non vuole o perché non vuole farci felici, ma perché non stiamo nelle condizioni di prendere, perché non abbiamo esercitato bene, liberamente, spontaneamente, volontariamente, la nostra libertà. Bene, il sole della tua vita, o Santa Vergine Maria, oggi rifulge in tutto il suo splendore, Immacolato Concepimento, però seguito da questa stupenda e impegnativa prova a cui fosti sottoposta e che superasti egregiamente, in modo tale da metterti in condizione di essere
L'unica, come Gesù ci ha spiegato, è che nessuno potrà mai eguagliare. Quello che Gesù però ha fatto con te, quello che Dio ha fatto con te, ciò che fa con ogni uomo. Abbiamo meditato e noi abbiamo bisogno del tuo aiuto, del tuo esempio, della tua intercessione, di tutto per poter rifare nell'istante dopo istante, nella quotidianità della nostra vita, quello che è stata la tua scelta. Ecco, fissa nel cuore ciò su cui abbiamo meditato e rafforza le nostre volontà nelle scelte di bene che hanno già fatto e aiutaci ad essere sempre conseguenziali e coerenti con ciò che il nostro cuore liberamente sceglie e decide di fare, soprattutto davanti a Dio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.